amici, oggi vi leggo la storia di Vaiana, ma prima di iniziare a leggere vi ricordo di iscrivervi al canale degli amici di Palmiemino e alla fine della storia, se vi è piaciuta, ricordate di lasciare un bel like. Disney Princess Oceania. In un tempo lontano, il semidio Maui aveva rubato il cuore di Tefiti, l'isola madre che portava gioia e prosperità. Allora il demone Teka aveva scacciato Maui, poi aveva allontanato i pesci dal mare e seccato le piante sulla terra. Ma presto qualcuno restituirà il cuore a Tefiti e l'oceano sarà di nuovo nostro amico, raccontò Nonna Tala ai bambini del villaggio. Un giorno Vaiana, la nipote di Tala, trovò una pietra verde sulla spiaggia. Era il cuore di Tefiti. Poco dopo, però, lo perse. Vaiana crebbe in fretta. Suo padre aveva grandi piani per lei. Voleva che diventasse il nuovo capo del villaggio. Ma Nonna Tala sapeva che il destino della ragazza era legato all'oceano e una sera la accompagnò in una grotta segreta. Lì c'erano delle antiche barche. Gli antenati del villaggio un tempo navigavano senza paura, mentre ora nessuno si allontanava dalla costa. Tala mostrò a Vaiana anche il cuore di Tefiti. L'hai perso sulla spiaggia tempo fa, le disse. Il giorno in cui l'oceano ti ha scelto. Tala ormai era molto malata. Prima di andarsene, affidò a Vaiana una missione importante. Vai da Maui e fagli restituire il cuore, disse. Così salverai la nostra isola, concluse la donna. Poco dopo, Vaiana salì di nascosto su una barca degli antenati e prese il largo. Dopo una lunga navigazione, Vaiana approdò sull'isola di Maui. Il semidio, però, non volle ascoltarla e, anzi, le rubò la barca. Maui stava scappando quando l'oceano riportò Vaiana sull'imbarcazione. Il semidio capì così di non avere scelta. Prima di cominciare quell'avventura, Maui doveva recuperare il suo arpione magico, un'arma molto potente con cui avrebbero potuto affrontare il terribile Teka. Vaiana promise di aiutarlo. Maui e Vaiana navigarono insieme fino a Lalotai, il regno dei mostri, dove Tamatoa, un terribile granchio, custodiva infiniti tesori. Tra questi c'era anche l'arpione magico di Maui,
Con un po' di fortuna, il semidio e Vayana riuscirono a rubare l'arma e fuggire. Grazie all'arpione magico, Maui si trasformò in un falco gigante. Adesso lui e Vayana erano pronti a partire per Tefiti e affrontare Teka. Il demone comparve davanti ai loro occhi, proprio in prossimità dell'isola madre. Era un mostro spaventoso, fatto di lava. Con l'aiuto di Maui, Vayana riuscì a schivare i fiotti di lava lanciati da Teka e superò la barriera di scogli che circondava Tefiti. Quando finalmente mise piede sull'isola madre, Vayana si accorse che al posto di Tefiti era rimasto soltanto un cratere vuoto. Poi però la ragazza si voltò verso Teka e notò un segno sul suo petto. Era una spirale, identica a quella disegnata sul cuore di Tefiti. Allora Vayana appoggiò il cuore sul petto di Teka. Subito la lava scomparve e dalle ceneri riemerse Tefiti, l'isola madre. Grazie a Tefiti, le isole dell'oceano rifiorirono e le acque si riempirono di pesci. Vayana aveva portato a termine la sua missione. La ragazza tornò a casa trionfante, felice di annunciare agli abitanti del suo villaggio che l'oceano era di nuovo loro amico. Amici, spero che vi siate divertiti a leggere con me questa storia. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!